secondo me, no, secondo me, se questo campionato lo continuiamo a seguire, dimostriamo che la nostra debolezza deriva dall'inconsistenza del nostro odio. Non mamma bisogna mia, mai, mai smettere di odiare la Juve. Ma mi spiegate una cosa? Come fanno cioè, questi... Ma come non bisogna mai smettere? Aspetti. Non bisogna mai smettere. Mai. Mai. Senza neanche ripensare. È una religione praticamente la sua. Non è una religione, è un... Come posso dire? È un anatema. Se noi ci riduciamo ogni anno a guardare un campionato di calcio che pretende anche di essere credibile nel resto del mondo, ma permettiamo a questi evasi dal carcere... No, questi vadono dal carcere ogni anno. Cioè è possibile che questi possono fare qualsiasi cosa e alla fine non la pagano mai. E io ho capito perché non la pagano mai. Che perché c'entra in questo momento? Perché... Come che c'entra? Ma le... stiamo parlando dello stesso campionato di calcio che seguiamo, di cui stiamo parlando qua. No, certo, parlo della Juve. Per favore, porti rispetto all'area. Com'è possibile che a inizio di ogni anno questi riescono a evadere dal carcere? No, perché io vi voglio raccordare un piccolo filo che vi... No, io vi voglio raccordare quello che dovevano pagare. Che hanno pagato 700.000 euro. No, però qua ci sono dimessi, comunque sai, cambiato un po' tutto. Ma insomma, per piacere, il gatto pardo, cambia tutto per non cambiare nulla. Vi faccio presente una cosa, che questi qua, nonostante quello che hanno combinato, hanno pagato 700.000 euro alla FIGC e poi la FIGC chiede a De Laurentiis di non chiedere 3 milioni di euro di clausola. Fai pagare almeno 3 milioni alla Juve e poi cacciali. Non che quando si tratta di Juve Scondicino, quando si tratta di De Laurentiis deve fa... Noi ci dissociamo. Comunque quasi no, perché a favore è un filo. Follia, ragazzi, cioè, al di là adesso della... sì, no, è evidente, capisco tutto quello che volete, ma quanto affermato è vergognoso. Vergognoso per quale motivo? Vergognoso per quale motivo? Secondo me Katia, non caschi nel treno, Katia. No, scusate, perdonatemi. Scusami se te lo dico, proprio per questo non va avanti, perché poi non si è capaci di togliersi le sorpette dal collo per poter parlare in maniera seria. Allora, ad occhio e croce lei ti fa la... A lei non piace il calcio, ad occhio e croce. Tipo la Juve, ma sono una persona a posto. Obiettiva. Vergognate. Ma perché possono parlare? Non devono parlare. Basta. No, guarda, chi non deve parlare? Non lo accettiamo. Calma. Permessa, però sempre la stessa storia. Ma lui è vergognoso. Perché se noi ci rifacciamo anche a quello che è successo ieri, il rigore è netto ed è innegabile. Cioè, questo non c'è veramente, non si può dire il contrario. Ma ricordiamoci anche quello che è successo l'anno scorso alla Salernitana. Ma non si va avanti in questa maniera, ragazzi. Si va avanti cercando una giustizia, ma non sulla Juve, una giustizia del calcio. Ma io rido perché vedo Delli. E chi ha Pyongyang, tutto sport, Katia. Non raccontino quello che vuole il popolo, ma dica la verità allora. Ok, io sono un giornale di Torino, però verità, raccontassero quello che vedono. Quale sarebbe la verità, ragazzi? Oggi scrivono due rigori negati, di cui due... Odiare la Juve e dire che tutti... No, non è odiare la Juve, è raccontare la verità. Allora, una alla volta, ragazzi, vi chiedo per favore. Calma. No, vabbè, che allora, finisce, no, c'era diciamo Gregorio, Katia e poi Delli che rispondeva, però Gregorio stavi parlando, non ti volevo interrompere. So si parlava comunque, ma per favore, il discorso è che il torto nessuno lo nega, qui nessuno dice che la Juve ha rubato, però si può dire che è stata favorita ieri, invece che tutto sport dica mancano due rigori, uno per parte, quando non c'è nessuno dei due, quello su Chiesa e quello su Lokumi? Si può dire questo, oppure dobbiamo raccontare quello che vuole sentire la gente e non far dire la verità? Quello sul Bologna era netto, su quello non ci sono dubbi. Però sì. Comunque particolare la cosa è parodia la Juve. Ma si può dire? No, non può dirlo. Non ho sentito. È strano? Vabbè, allora diciamola così.
c'è una giustizia che è uguale per... No, per la Juve è un po' più uguale che per gli altri. La giustizia. Solo questo, un pochino, un po'. Allora, devo dire... Vabbè. Sì, non è che era un povero Mancini. Noi, però, se ha fatto questa scelta, secondo me c'è poco da fare i moralisti. I tempi sono sicuramente sbagliati. Allora, perché una juventina dica che c'è poco da fare i moralisti sembra più una richiesta per valutare la squadra. Non però, è juventina, Katia. Vabbè, quello che è. Però voglio dire, Andrea, ma non è un problema, mi sono sempre occupata di calcio a 360 gradi, parla di tutto. Posso anche essere juventina, è un dato di fatto, non me ne vergogno, sono orgogliosa, ma sono altrettanto orgogliosa di poter parlare, saper parlare di tutte le squadre senza la sciarpetta legata al collo. Voglio concordare con me, io ho solamente raccontato la narrazione che è stata fatta non dai content creator ma dai giornalisti. Ah dai ragazzi, la Gazzetta tutti i giorni dicevano su Lukaku. Al di là c'è piacere il comportamento di un giocatore o meno, è un giocatore che negli ultimi anni non ha mai avuto una squadra. Ma ci sta, come facciamo noi, non è che fa niente di nuovo. Però, quindi io capisco. La narrazione fatta fino a una settimana, due settimane fa, è stata questa: grassa, affarista, bidone. Una Juve attaccata dai giornali, Delli. Narrazione, bella parola. No, io dico un'altra cosa, ero curioso di sapere se era vera quella storia a proposito di narrazione, che la dirigenza Juve lo aveva contattato già ai tempi della finale dell'Inter contro il Manchester City. Non so se è poi stata confermata. Serio? Sei serio? No, non è vero. Sto facendo una domanda. Una domanda. Devi fare crescere la pagina, cioè spiegami, perché almeno anch'io capisco. Io non ho una pagina. Io non ho una pagina, non ho un canale, non ho un Twitch, non ho niente, quindi non devo far crescere niente. Era ancora peggio, perché prima almeno così potevo... Ho fatto una domanda. Ora il naso cresce. Se questa domanda ha urtato la sua sensibilità, questo rivela molto più di lei che di me. No, allora Delli. Continuare, solamente perché ti sto dando veramente luce. E non ha senso, perché non è proprio... Ho fatto una domanda.